Non si sa bene chi ci ascolta, però avete tutti letto che Salvini, che è un capo politico di una parte, che corrisponde agli elettori che lo hanno votato per che faccia quello che fa e quello che ha fatto, nella sua attività politica, che quindi è delegata dai cittadini, viene processato incredibilmente, quindi non perché ha rubato, perché è corrotto, viene processato perché ha fatto alcune cose che la sua parte politica gli chiede con i tanti voti che ha ricevuto per andare al governo quando è stato al governo. E viene rinviato a giudizio per quello che ha fatto, rinviato a giudizio per sequestro di persona, per sequestro non fatto da lui e non ordinato da lui, ma su una nave clandestina che portava in Italia e con tutto quello che le leggi a quell'epoca, che poi cambiate per mettere Salvini in una condizione diversa se dovesse tornare a quel posto. Ma quindi in quel momento quelle leggi per la sicurezza, consentivano al ministro di prendere quelle decisioni d'accordo con il presidente Conte, con il presidente del Consiglio Conte, che lo aveva inviato a giudizio. Quindi quello che sta capitando a Palermo non è un processo, ma è un atto politico. Un atto politico di una forza politica che si appoggia alla sinistra e che si chiama magistratura, in cui un signore che si chiama Lovoi, che io ho conosciuto, procuratore illegittimo, nominato attraverso raccomandazioni, senza i titoli sufficienti, chiede, messo quindi lì da quattro amici, un'associazione di amici, un gruppetto di amici, mette lì Lovoi perché lui, che non è stato votato da nessuno, ma messo lì da quattro amici di parte politica, lui Lovoi, rinvia a giudizio Salvini che ha fatto quello che i suoi elettori gli hanno chiesto. E beh, c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona. Cioè, la politica qui la fanno i magistrati. E poi viene fuori CSM. CSM è quello che valuta le nomine. Chi è il presidente nel CSM? L'ex onorevole Ermini, di che partito? Del PD, che è stato messo lì per amicizia, perché è un gruppo di amici del PD, magari vicini a Renzi in quel momento, magari che si chiamano Lotti e Ferri, hanno convenuto che politicamente il presidente di un organo, ma cos'è il CSM, direte voi? È il Consiglio Superiore della Magistratura, quello che fa le nomine e giudica i magistrati. Quindi più importante di un ministero, infatti il suo presidente è il presidente della Repubblica, che deve legittimare quello che il Consiglio ha fatto, nonostante tutto quello che è uscito in questi mesi. E il vicepresidente che opera come presidente, perché il presidente è simbolico, certo può intervenire direttamente, ma la funzione la svolge il vicepresidente come fosse il presidente, quello che decide come si opera, che si chiama Ermini del PD, brava persona, io lo conosco bene. Ma perché non hanno nominato me? Perché non hanno nominato me presidente del CSM? Ah, perché io sono un uomo di parte, della parte sbagliata, poi perché sono un uomo libero, della parte libera sbagliata. Perché Ermini è stato voluto da un partito che si chiama PD e dagli uomini di quel partito che si chiamano Lotti e Ferri. È chiaro questo? No, se non è così, beh, sarà in un altro modo, ma comunque è un uomo del PD. Come chi? Come Mattarella, perché Mattarella non è un angelo caduto dal cielo, è un uomo del PD. Io l'ho sentito in Parlamento, quando eravamo in Parlamento insieme, attaccare costantemente Berlusconi e Salvini. È un uomo, oggi sopra le parti, è diventato un angelo. Ha perso ogni carattere umano. Ma è del PD, è del PD Ermini. E a chi sarà vicino lo vuoi? Al PD. E il PD di chi è nemico? Il nemico di Salvini, come oggi dimostra Letta. E allora cosa si fa? Questo gruppo di persone dello stesso partito rinvia a giudizio un ministro perché ha fatto quello che i suoi elettori gli chiedono. Dice, ma lei ricostruisce quello che è accaduto in modo politico? No, in modo realistico. Chiedo quindi le dimissioni di Ermini perché la sua legittimazione è solo politica ed è un esponente del PD a capo di un consiglio che dovrebbe essere sopra le parti, non politico. È stato nominato per ragioni politiche, il capo di tutto. Il presidente del CSM, Mattarella, in automatico, e subito dopo, con elezione fatta da quattro amici al bar, al ristorante, il suo vicepresidente Ermini, ricordate questo nome, Mattarella Ermini, PD, 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 e Lovoi, PD, nominato da quel gruppo, Mattarella, Ermini e tutti quelli che nel CSM hanno deciso di scegliere lui, nonostante i titoli che non aveva,
Cosa fanno voi? Chiede il rinvio a giudizio per Salvini. Ma guarda che roba. Se fosse stato Presidente della Repubblica, uno della Lega, vicepresidente del CSM, uno della Lega, avrebbero rinviato a giudizio Salvini. Quindi forse è la politica che governa tutto. Sì, quando c'è il vincente, ma in questo caso i vincenti non sono quelli, hanno perso le elezioni, sono arrivati terzi. Però guardiamo la sostanza. Chi è lo voi? Quello che rinvia a giudizio Salvini. Eccolo qua. Leggiamo un membro influente del CSM, Luca Palamara. Luca Palamara, certo, dice, ma certo, Luca Palamara è un criminale. No, non è un criminale, è un pentito, come Buscetto. Noi abbiamo sconfitto la mafia, in parte sconfitto la mafia, grazie a un pentito che si chiama Buscetta che ha parlato con Falcone. Oggi Palamara è un pentito che dice quello che è accaduto nel CSM e che accade dentro la magistratura. Perché si ascolta Buscetta, si è ascoltato Buscetta per vincere la mafia? E perché quella mafia che è dentro il mondo della politica, che si occupa di giustizia, non deve essere combattuta? Perché Mattarella deve andare domani a legittimare il CSM che ha nominato lo voi? Il vicepresidente messo lì dai partiti, dal PD in particolare, Ermini, messo lì da Lotti, PD, allora, forse ancora, anzi ancora, da Ferri, PD, oggi credo che sia con Renzi, ma insomma era quell'area che un tempo era tutta PD, oggi divisa fra il PD di Letta, cioè un democristiano, e Renzi, cioè un democristiano. Il PD è un partito di due democristiani. E Italia Viva pure, ma sentite, mi convoca il procuratore di Roma Pignatone è un altro di cui abbiamo spesso parlato, che era procuratore importante a Roma, oggi in pensione, sta a fare il procuratore in Vaticano. Chi dice mi convoca? Palamara dice mi convoca il procuratore Pignatone e a sorpresa mi dice si va su lo voi? Si va su lo voi? Si va su lo voi? Che vuol dire che si mettono d'accordo in due, in tre, in quattro e nominano lo voi. Ecco come è arrivato lo voi a Palermo. Lo voi è arrivato a Palermo grazie a Palamara, che è stato cacciato oggi dalla magistratura. Lui fuori, lo voi dentro. Il pentito ha parlato, ma il pentito è attendibile. Sono stati attendibili i pentiti per le inchieste di mafia. Credo che sia attendibile Palamara, credo che sia difficile smentirlo. Varrebbe la pena di chiamare Pignatone, ma quando stavano a pranzo Pignatone e Palamara, il Trojan, quello che registra tutto, la specie di voce di Dio, questa specie di orecchio di Dio, era spento. Però stavano lì a tavola e la ricostruzione di Palamara, del pentito, del Buscetta Palamara, è mi convoca il procuratore di Roma Pignatone, quindi uno dei più importanti magistrati italiani, e mi dice, a sorpresa, si va su lo voi? Si va su lo voi? Si va su lo voi? Lo voi oggi chiede il rinvio a giudizio di Salvini. Andiamo avanti. Rimango sorpreso. È il candidato con meno titoli fra quelli in corsa. Lo voi non ha i titoli. È il candidato che ha meno titoli fra quelli in corsa. Ma sono un uomo di mondo, dice Palamara, e mi adeguo e studio la pratica. Quindi è Palamara che lo nomina. Studia la pratica, mette d'accordo le persone, chiama quelli che sono vicini a lui nel CSM. Si va su lo voi? Si va su lo voi? Ma mi pare che sia possibile nominare la gente così? E che poi questi, nominati da quattro persone, facciano politica e rinviano giudizio Salvini? Dice, ma lei difende Salvini? Non difendo Salvini, difendo me stesso, difendo voi. Difendo quelli che facendo politica e prendendo i voti dei cittadini sono costretti ad andare a processo per aver fatto il loro dovere. Per aver fatto la loro attività di ministri, che dovrebbero essere non giudicabili, possono anche sbagliare, certamente. Ma perché dovrebbero sequestrare delle persone Salvini? Sequestro di persone è fatto dai delinquenti, dai criminali, da quelli che chiedono un ostaggio. Cui prodest? Cioè, che vantaggio avrebbe a sequestrare le persone? Evidentemente è una visione politica, sarà sbagliatissima, ma è la sua. Per questa visione, mi professore, da lo voi? Si va su lo voi? Si va su lo voi? Rimango sorpreso, è il candidato con meno titoli tra quelli in corsa. Ma sono un uomo di mondo e mi adeguo e studio la pratica. È un'impresa difficile nominare lo voi. Pensate come è arrivato questo. Io lo conosco pure, l'ho visto in prefettura un giorno con un grassottello, piccolotto, e con un'aria di uno che guarda tutto così. E certo, l'autorità non è Falcone, l'autorità.
non è Santiapichi l'autorità, non è Mancuso, è un piccolo magistrato che è nominato attraverso quello che vi sto leggendo, senza titoli. È il candidato con meno titoli tra quelli in corsa. Ma sono uomo di mondo, mi adeguo e seguo la pratica. Dice Palamara che oggi cacciato è quello che l'ha nominato. Cacciano Palamara e rimanono voi. Cosa? Dico, non capito. E Mattarella lunedì andrà a dire tutto bene? Ma certamente, cioè, sei venuto a posto. È un mondo di matti. Sono il primo in Parlamento, quando fui cacciato fuori, grazie all'intelligentissima e bellissima e meravigliosissima Carfagna, oggi ministressa, sono stato cacciato fuori perché ho chiesto una commissione parlamentare di inchiesta, come sono state fatte sulla P2, sulla mafia, su qualunque cosa, per verificare quello che stiamo leggendo, quello che capita nel CSM, quello che capita nella magistratura, quello che sono i magistrati. È un'impresa difficile, l'uomo era distaccato fuori sede, all'Eurogest, quindi stava lavorando in un ente internazionale e non era più in servizio come magistrato operativo e sul piano delle procure italiane. Ricordo la trattativa come una delle più difficili della vita. Una delle più difficili trattative di Palamara, cacciato dalla magistratura, è stato far nominare lo voi. Faccio un doppio gioco e la vinco. Un doppio gioco non è chiaro. Il pentito non vale, vale per la mafia ma non vale per il mondo dei magistrati nominati così. Perché uno trova il modo di fare il doppio gioco e la vinco. Lo vuoi va a Palermo e dopo il giusto ricorso di un suo avversario, e c'è anche un ricorso. C'è un ricorso perché quello che aveva più titoli dice perché è andato lo vuoi? Perché era raccomandato da Palamara, legato a Palamara, legato a quello che oggi è stato cacciato per quanto ritenuto indegno. Lui, non lo vuoi, che lui ha espresso. E io e Pignatone organizziamo una cena con il magistrato che dovrà decidere sul ricorso, che non solo l'hanno nominato, ma quando uno fa ricorso, come dice, toccava a me, Palamara e Pignatone fanno una cena per cercare di manovrare il ricorso, per impedire che chi ricorre abbia il giusto riconoscimento dei suoi titoli. Questo dice qui, quindi prima lo fa nominare, poi si riuniscano per operare, per agire sul magistrato, conoscendo come si chiama il magistrato, che deve affrontare il ricorso di quello che doveva andare al posto di Lovoi, cioè il massimo. Controllano il magistrato, lo controllano. Beh, questo non so, come mafia, no? Come si può chiamare? Cioè, dovete spiegare come si chiama. Cioè, se lo fa la mafia è concorso esterno, e tutto quello che accade, il pentito Buscetta è credibilissimo. Palamara dice che loro sono andati a corrompere il magistrato che doveva giudicare il ricorso per ritenere illegittima la nomina senza sufficienti titoli di Lovoi. Avete capito bene? Lovoi è lì, rimanda, rinvia a giudizio Salvini, e quello che ha fatto ricorso non ha ottenuto ristoro perché Palamara e Pignatone, due magistrati, hanno corrotto il giudice che doveva valutare il ricorso. E ancora, un ingenuo membro del CSM il giorno della nomina di Lovoi disse davanti a tutti: Lovoi non aveva i titoli, oggi ho capito cos'è il potere. Hai capito? Dentro il CSM c'era uno che si era accorto che il CSM è un potere non democratico, non indicato dal popolo, eletti attraverso nomine di partiti. Questo gruppetto di persone stabiliscono il nostro destino, nominano i giudici. Ecco cosa dice un membro del CSM ingenuo. Lovoi non aveva i titoli. Lovoi non aveva i titoli. Salvini aveva i titoli per fare il ministro. Lovoi non ha i titoli. Non aveva. Non ce li ha. A calci in culo. Non ce li ha. È stato imposto da Mattarella, Ermini, Palamara, Pignatone, questo gruppo che ha accettato la nomina di uno palesemente senza titoli e ha bocciato il ricorso che indicava il limite dei titoli di Lovoi. Oggi ho capito che cos'è il potere. Ecco, cos'è il potere. E noi siamo qua tranquilli con Lovoi? Non so, ma mi pare possibile, ma c'è il Covid, sono tante cose, uno se ne frega di Salvini, Salvini si è comportato male, benissimo, ma perché uno che è procuratore illegittimo rinvia a giudizio un ministro legittimo ed eletto dal popolo? Capite che se la democrazia ha senso, questi poteri sono poteri oscuri, poteri opachi, poteri pericolosi, sono il modo con cui il partito che ha perso governa.
perché quello che ha vinto e che è al governo viene incriminato, accusato e processato dai giudici del partito che ha perso, che lavorano per lui. Vi è chiaro? Il PD rinvia a giudizio Salvini. Sarebbe letto dover chiedere, è sbagliata questa cosa? No, siamo noi a dirlo, perché c'è simpatico Salvini? No, perché riteniamo che nulla sia più grave di un giudice che non è equo, di un giudice che non ha i titoli per giudicare, di un giudice che non conosce la giustizia e lavora soltanto per la politica. Da troppi anni accade in Italia, da troppi anni, e Mattarella non si permetta di legittimare un CSM, non si permetta di legittimare il CSM in cui Palamara, che oggi è fuori, ha fatto nominare gente come Lo Voi. Si vergognino!